congratulazioni ai nostri amici del Volo di Modena che ieri sera hanno raggiunto un traguardo importantissimo sportivo per la città di Modena. Per Modena siamo anche noi felici e contenti, lo faremo in maniera formale successivamente. Intanto oggi vi possiamo anticipare queste veramente congratulazioni di cuore a questa realtà importante dello sport a Modena. E vi devo portare anche le scuse del signor Caliendo, del presidente del Modena, il quale insieme a Taibbi ha evitato le feste, le vacanze di Natale, di Capodanno, non l'hanno trovato, hanno fatto delle trottole in giro per l'Italia per risolvere i problemi del Modena. Vedete che Taibbi dall'alto è in forma spettacolare perché è dimagrito stante queste corse continue. Caliendo anche oggi è impegnato su questo fronte, in altre sedi, si scusa, vi ringrazia la partecipazione e vi dice che lui e Taibbi stanno lavorando per risolvere, ripeto, al meglio qualche problema del mondo, cercare di completare questa squadra, dare un contributo affinché anche quest'anno sia un buon campionato da parte dei canari. Passo la parola al vicepresidente che darà il benvenuto a questo nuovo ragazzo giovane calciatore della Sampdoria. Speriamo che abbia la stessa fortuna che lui altrove e che anche noi possiamo essere alla fine contenti di questa scelta, sulla quale il signor Taibbi, questo vorrei sottolinearlo, consentitemi, perché non perché Taibbi è un mio amico, perché è un ragazzo che fa parte della mia, diciamo, carriera professionale importante. Ma la sua età no? No, la mia età no, non è cosa tua. Ma Taibbi, se questo ragazzo qua è importante, ragazzo dal punto di vista calcistico, è venuto a Modena, i rapporti di Taibbi sono importanti. Sono importanti perché voi sapete che Sampdoria c'è un direttore sportivo che è Osti, amico ma soprattutto collaboratore per tanti anni, hanno lavorato insieme all'Atalanta e questo nel calcio credete sono rapporti che valgono. La scelta di Taibbi a Modena, solo una parentesi ma ripeto consentitemelo, è stata una scelta mirata, una scelta consapevole e se oggi abbiamo questi risultati vuol dire che la scelta è stata. Presidente.